gente, dopo una serie di iniziative ci hanno visto i partecipi al DTCP provinciale, a dialogare con la regione, a litigare con la regione. Litigare in che senso? C'eravamo avviati in un articolo nel senso che sembrava che questo put fosse una regola ineludibile, certa e non modificabile. Con tutta una serie di iniziative, devo dire anche la disponibilità del Presidente Caldoro, siamo riusciti, a seguito poi anche della legge 16, ad avere questo spiraglio. Questo spiraglio ci consente di andare a modificare l'autorizzazione allargando quello che è la nostra centro storico, che è la ben definito in un'area del paese. Con questa nuova autorizzazione vedrete dopo dalla cartina, ma anche i tecnici illustreranno, che andrà a comprendere quasi interamente o interamente il caseggiato sia di Positano, sia di Montepertuso, sia di Nocente e logicamente anche della zona di Arienzo e Laurito. Con il centro storico attaccato di Arienzo a Positano e poi la fascia che comprende Laurito in due tronconi. Questa è sicuramente un'innovazione molto importante, un'innovazione che dove abbiamo lavorato tanto, dove abbiamo speso tante energie. Io qua tengo una lettera datata 2013 con la Regione Campania proprio inerente alla zonizzazione della nostra Positano, che era un fatto iniquo, un fatto che andava assolutamente superato. Oltre a queste poi, oltre alla zonizzazione, logicamente ci sono tutta una serie di interventi ad incominciare dall'isola Porto, che prevediamo di costruire proficienza alla banchina, cioè a 150 metri dalla banchina, per risolvere un altro dei grossi problemi che abbiamo oggi nella nostra comunità. Poi, logicamente, la forte attenzione è stata concentrata nella parte alta del paese per quanto riguarda i parcheggi e per quanto riguarda tutta una serie di iniziative. Cioè dal Tiro di Montepertuso fino ad arrivare a Nocente ci saranno una serie di parcheggi che consentiranno di liberare la strada, di avere una fruibilità che oggi è negata ed è sicuramente una delle deficienze del nostro paese che va assolutamente affrontata e risolta. Altra problematica è quella di Montepertuso. Abbiamo ipotizzato due soluzioni per riunificare quello che è quella ferita al centro del paese. Poi valuteremo quale delle due perseguire, quale delle due più facilmente percorribili. C'è una strada che collegherà la zona del Grado con un'area di sosta. Ci saranno un'altra serie di interventi, ad incominciare dalla piazza in via Vasitea, vicino a Piazza dei Mulini, altro punto nevralgico, altro punto che deve essere una priorità per la nostra Positano. Io mi fermerei qui, poi dopo, logicamente, dopo l'intervento del redattore, del responsabile, casomai, pure con, insomma, se ci sono chiarimenti, domande, riprenderò la parola anche.